Giulia Sarti della Commissione Antimafia ha chiesto di poter dire brevemente qualche cosa, perché la Commissione, come voi avete visto, è stata chiamata in causa. Non è ancora arrivato la persona che il senatore Lumia, che doveva intervenire. Grazie. In quanto rappresentante della Commissione, quindi ti diamo la parola volentieri. Io chiedo scusa per questo intervento non programmato, però penso che in questa sede, che è, lo dicevamo prima, anzitutto la casa di tutti i cittadini, penso sia importante che venga rappresentata qui la situazione che c'è attualmente in Commissione Antimafia sulla morte di Attilio. E quindi brevemente riprendo un po' dall'appello che è stato lanciato poc'anzi dall'avvocato Repici. Era il 28 ottobre del 2014 quando abbiamo svolto quella missione a Messina, e lì ci sono state appunto quelle audizioni di Angela Manca, di Gianluca Manca, dell'avvocato Repici, di Sonia Alfano, e in quell'occasione è partito comunque un certo interesse. Io ricordo la presidente Bindi, rimasta molto colpita da una madre come Angela, da una figura come quella di Angela, che in fondo chiedeva semplicemente alla Commissione di fare il proprio dovere e quindi di in qualche modo sfondare questo muro di ipocrisia, di indifferenza che purtroppo spesso ci si ritrova all'interno delle aule giudiziarie e fuori anche da esse. E allora è iniziata così un percorso all'interno della Commissione Antimafia. Il 13 gennaio del 2015 abbiamo iniziato con le audizioni dei procuratori di Viterbo, Petroselli, Pazienti, successivamente con gli avvocati. E quello che è importante per me e che emerge dal libro di Lorenzo Baldo, per fortuna, e che invito anche appunto tutti voi a leggere, perché è magari più facile capire certe cose quando c'è un libro piuttosto che avere così, diciamo, quella spinta di andarsi a risentire audizioni o a leggere atti proprio di una commissione d'inchiesta come quella antimafia. Ecco, però in quel libro ci sono vengono ripercorse bene queste audizioni, e si può notare nero su bianco l'inerzia, se volete, l'arroganza, non so davvero neanche più come definirla, l'atteggiamento di questi magistrati nel venire a raccontare, nel venire a relazionare ciò che avevano fatto fino a quel momento sulla morte di Attilio Manca. Ora, io non voglio in alcun modo con le mie dichiarazioni scavalcare quel sacrosanto principio che è il principio di separazione dei poteri. Però davvero ogni cittadino dovrebbe leggere quello che quei procuratori ci hanno raccontato, la loro versione della fase di indagini, dei motivi per cui non hanno ritenuto di acquisire determinati atti o di andare avanti nelle direzioni proposte dai familiari, dagli avvocati. Perché semplicemente leggendo quelle risposte si può capire benissimo la situazione. Allora, noi con le nostre domande, noi commissari con le nostre domande abbiamo cercato di spingere ovviamente i magistrati a darci delle risposte in più. Ci tengo a leggervi solo un piccolo pezzo su un aspetto importante, ma è uno dei tanti aspetti nebulosi di questa vicenda, che riguarda l'acquisizione dei tabulati telefono di Attilio Manca nel periodo in cui si pensa appunto che non fosse a Viterbo, ma piuttosto, come è venuto fuori, a Marsiglia o comunque in Francia di sicuro. Ecco, rispetto alla mancata acquisizione di quei tabulati, il procuratore Petroselli dice: noi abbiamo quello che risulta dagli atti, per i rapporti con la Mileti le abbiamo in epoca pregressa perché si sono inserite in quella perizia fatta da Genchi, avete capito quale,
In questo coacervo c'erano anche questi dati, ma li abbiamo acquisiti per un certo periodo. Si badi bene che il 10 febbraio 2004 troviamo un morto sul letto, siringa, la classica apparenza, per cui, come facciamo sempre, chiediamo i tabulati per individuare il fornitore. Nessuno ha mai avuto certi sospetti, a meno di essere dotati di palla di vetro. Gli elementi prospettati dai familiari e dai difensori vengono molto tempo dopo. In quel momento andiamo ai tabulati di un certo periodo per verificare con chi fosse in contatto, se troviamo il fornitore. Se telefona ripetutamente al numero 222, andiamo a verificare, è l'indagine classica del morto per overdose. Abbiamo fatto quello che si richiede per il periodo ritenuto congruo. Quindi Attilio Manca muore a 10 febbraio 2004, così come dicono loro, poi anche sulla data, sull'ora della morte potremo aprire un ulteriore dibattito, ma detto questo, non si è ritenuto congruo acquisire i tabulati telefonici dei mesi in cui appunto c'è stata l'operazione di Provenzano a Marsiglia, e quindi tutto quello che risale a ottobre, novembre del 2003. Non stiamo parlando di anni e anni prima, semplicemente di mesi prima. Non si è ritenuto di fare dei collegamenti. Ecco, io penso che anche dalle parole che sono emerse finora in questo dibattito, se c'è una caratteristica che la politica deve avere, i magistrati devono avere, ma anche la società civile, i giornalisti in qualche modo devono avere, è la capacità di saper fare i collegamenti. I collegamenti. Allora, questa capacità non è facile da acquisire. Guardate, non è facile per me, che sono alla prima esperienza in questa legislatura, non è facile appunto riuscire a scavare e a capire certi meccanismi che sono veramente complessi, e da qui deriva anche il coraggio e l'impegno dei familiari di Attilio Manca e degli avvocati Repici e Ingroia, perché con la loro esperienza, con il loro coraggio, con il loro impegno sono andati oltre a un muro che spesso viene ci ritroviamo di fronte, ognuno di noi si ritrova di fronte. Un muro che appunto è quello della capacità che al contrario hanno quelli dall'altra parte di metterti di fronte a una sorta di realtà di fatto, e cioè non arrivare, non spingerti più in là, non andare oltre. È meglio che ti fermi qui, non sei complottista se vai oltre, non ci sono le prove per capire quello che dici, ti dimostro con quello che so io invece che ti stai sbagliando. E quindi per questo vi dico, è molto complesso e difficile saper leggere tutti gli elementi che ci ritroviamo, però questa capacità la Commissione Antimafia, secondo me, deve averla, dovrebbe averla, ed è per questo che questo libro è importante, perché ha fatto il lavoro che noi dovevamo continuare a svolgere. Allora, oggi, dopo questo dibattito, sarà mia cura, ma come quella dei colleghi della Commissione, che penso tutti saranno d'accordo, andare a depositare il libro Suicidate Attilio Manca all'interno dell'archivio della Commissione. Il proposito è quello di continuare il lavoro che è stato fatto e di non fermarsi appunto a queste audizioni che poc'anzi abbiamo descritto, perché è davvero determinante continuare il lavoro e trovare delle risposte. Gli atti noi li abbiamo tutti, noi abbiamo tutto quello che è successo fino ad oggi sul caso di Attilio Manca, si parlava di protocollo Farfalla, abbiamo fatto audizioni con l'ex capo dell'AISI a gennaio 2014, abbiamo parlato di convenzione tra DAP e AISI, abbiamo parlato di protocollo Farfalla, abbiamo parlato di Barcellona Pozzo di Gotto, abbiamo parlato di Rosario Pio Cattafi acquisendo gli atti e le sentenze che hanno determinato la sua scarcerazione. Tutto c'è, manca la capacità di fare collegamenti, e quindi io spero e penso che questo sia davvero importante per dare delle risposte finalmente anche sulla morte di Attilio. Grazie mille, davvero scusate per questo intervento non programmato. Il senatore Luimia non è un disertore, stava votando.
credo per, esatto, quindi no, ma la, sulla prescrizione, cioè non è un piccolo impegno, è un impegno dove i numeri contano, quindi è perdonato, e sei stata molto brava tu a intervenire e a coprire questo involontario vuoto. Tu volevi dire velocemente 30 secondi, sì. In pratica sempre sulla stessa diciamo scia che è, su cui parlava poc'anzi l'onorevole Sarti, sulla, sul pubblico ministero dottore Renzo Petroselli, è stato circa un mese fa sentito, intervistato da una trasmissione televisiva che è quella di Chi l'ha visto, dove invito molti di voi ad andarla a vedere. Ora non ricordo il periodo, ma credo sicuramente che fosse fine giugno. E il magistrato, sentito, intervistato dalla conduttrice, ha riferito testualmente che se i familiari, cioè noi, non avessero insistito sulla mafia, avremmo preso altre piste. Ecco, l'espressione che lui riferisce, avremmo preso altre piste se i familiari non avessero insistito sulla mafia, lascia il dubbio, o meglio, tanti, apre la strada a innumerevoli interrogativi, nel senso che con coscienza e con volontà, quindi loro hanno agito con superficialità, mettendo da parte, accantonando le altre piste? Ecco, questo è una... andate a vedere, ecco, questa intervista, perché potrebbe aprire, ecco, altri interrogativi come me ne ha aperti a me.